Amici di Super J, buongiorno, ben svegliati. Oggi mercoledì 20 dicembre, a 5 giorni dunque dal Natale. Fa piuttosto freddo questa mattina, meno un grado salendo a Teramo, ma dopo tutto sono i giorni giusti per questo inverno che sta per arrivare. Come tutte le mattine andremo a sfogliare le pagine del quotidiano Il Centro e della città, mentre nella seconda parte avremo degli ospiti. Questa mattina due, si tratta di Giulio Ettore e Mattia Ruggeri, sono gli organizzatori del Real Madrid Clinic, un evento che si terrà a Giulianova nella prossima estate, esattamente a giugno. Ovviamente ne parleremo con i nostri ospiti, ci faremo dire di cosa si tratta, sicuramente un appuntamento considerato molto importante per molti ragazzi, per tanti ragazzi che aspirano in qualche modo a diventare dei calciatori. Il Real Madrid Clinic è una sorta di stage, se vogliamo, però nei particolari ci entreremo più tardi quando avremo gli ospiti giusti per poter affrontare l'argomento. Iniziamo dunque questa mattinata con il quotidiano Il Centro, ma il buongiorno arriva anche da Marco Pediconi questa mattina in regia. Iniziamo il titolo di prima pagina: aiuti negati a 70 famiglie sfollate, Teramo, cambiano residenze, la burocrazia revoca loro il contributo, la solita burocrazia italiana che anziché risolvere i problemi a volte li crea. A Roseto invece le questioni che riguardano Salparolli, Lolli assicura, il vicepresidente della regione Giovanni Lolli, che ha avuto ieri un incontro anche con il sindaco Sabatino, l'altro ieri un incontro con il sindaco Sabatino di Girolamo, ha assicurato che Salpa investirà a Roseto. Dunque fugati tutti i dubbi relativi ad un possibile trasferimento delle attività dell'azienda Rolli. Controlli del NAS nel Teramano, ricovero per anziani, denunciato il gestore. A Tortoreto il sindaco conferma l'ammanco in comune. Altre notizie, la fotonotizia questa volta riguarda la fiera di San Berardo, la folla invade il centro per questo appuntamento tradizionale del capoluogo aprutino. Altre notizie, finanziamenti per il comune, sicurezza scuole, nuovi fondi a 75 istituti abruzzesi. E poi processo Rigopiano, i dirigenti, le decisioni toccavano ai politici, sono iniziati gli interrogatori. Andiamo all'interno del quotidiano Il Centro, le pagine che riguardano l'Abruzzo, sicurezza, 49 milioni a 75 scuole d'Abruzzo, la regione rende noto l'elenco del finanziamento statale, un elenco tra l'altro importante, finanziamenti importanti perché consentiranno finalmente di intervenire per la sistemazione di diversi istituti, di diversi plessi. Bussi e Piano d'Orta, piani Edison bocciati. Il ministro dell'Ambiente impone la bonifica vera, i terreni contaminati debbono essere rimossi, ambientalisti soddisfatti, ma Forum H2O, WWF e gli altri chiedono di rispettare i tempi. La vicenda di Rigopiano, siamo ormai a ridosso dell'anniversario di quella tragedia, era il 18 gennaio di quest'anno e quindi adesso è iniziata anche la fase processuale. Le decisioni toccavano alla politica, i PM cercano di fare luce sulla mancata approvazione della carta dei pericoli da valanghe, Caputi svela di aver inviato nel 2014 la richiesta di fondi alla presidenza della regione. E Belmaggio racconta, dopo la tragedia di gennaio, D'Alfonso mi chiese quanto occorreva per fare appunto tutto il piano e alla mia relazione seguì lo stanziamento. L'ex sindaco di Farindola, De Vico e il PRG mai approvato nessuna omissione per l'hotel, ma i gestori potevano dotarsi di un gatto delle nevi. Andiamo adesso a leggere altre notizie che riguardano la nostra regione. La manovra del 2018, bilancio, due blackout fermano il Consiglio, il riscaldamento in tilt e il parere dei revisori dei conti che manca fanno slittare i lavori ad oggi, passa la legge sul trasporto pubblico. Intanto Sottanelli, l'onorevole Giulio Cesare Sottanelli, molto Abruzzo in Noi con l'Italia, è nato il nuovo movimento, si parla della quarta gamba in qualche modo per ciò che concerne la politica nazionale, con il deputato di Roseto, anche l'ex sindaco di Avezzano di Pangrazio e altri amministratori. È stato presentato a Roma il nuovo partito di Fitto, Lupi, Romano, Zanetti, Tosi e Costa. Dario Bollini confermato intanto segretario dei radicali in Abruzzo.
La politica si dà gli auguri. Forza Italia 400 alla festa organizzata da Pagano. Il popolo abruzzese del centrodestra si conta a cena e scopre che è raddoppiato. Due assenti giustificati, Chiodi e Pelino, ma tra gli ospiti anche noti imprenditori abruzzesi. Maria Vincenza, nonna d'Abruzzo, a 108 anni, ha superato due guerre e tanti dolori. I familiari mangia solo prodotti dell'orto e non prende farmaci. Auguri e ovviamente ancora tanta tanta salute per questa nonnina d'Abruzzo. Arriviamo a Teramo. Dopo le calamità, la ripresa difficile, negati i contributi a 70 famiglie sfollate. Hanno cambiato residenza per comodità senza sapere che l'ordinanza di Errani lo vieta. Rischiano di perdere gli aiuti. Il comune attende da oltre un mese dalla Protezione Civile Nazionale un parere che sblocchi la situazione. Ponzano, bando per trovare i terreni dove ricostruire. La frazione di Civitella rinasce altrove, dunque si cambia in questo caso. Montorio, 49 casette di legno non bastano, ancora in 750 sono senza casa. Il sindaco chiede altri moduli e di utilizzare gli immobili invenduti. La notizia, il richiamo l'avevamo letto in prima pagina: NAS, sanzioni a casa albergo per anziani, infiltrazioni d'acqua, impianto elettrico pericoloso e ospiti non autosufficienti, denunciato il gestore della struttura a Teramo. Morte in galleria, cantoniere assolto anche in appello. E poi gioco d'azzardo aumentato dalla crisi. D'Ignazio, Giorgio D'Ignazio, fautore di una legge regionale ferma da due anni, ormai la ludopatia colpisce tutti. Ha assolutamente ragione Giorgio D'Ignazio, va detto, va sottolineato anche un altro aspetto, che purtroppo la ludopatia sta assorbendo tanti tanti giovani. E andiamo ancora a Teramo, stiamo a Teramo. Zooprofilattico, precari al sicuro. Manola Di Pasquale ringrazia il deputato Tancredi e il ministro passa l'emendamento per stabilizzarlo. Assegnate le vetrine vuote, i locali li chiede Sottosopra a Corso San Giorgio. CISL, dopo 16 anni, lascia Scuteri, eletto Benintendi il nuovo responsabile provinciale, votato all'unanimità. Oggi e domani sarà la volta dei referenti di Costa e Val Vibrata. Il Partito Comunista, fallimentare sia il centrodestra che l'opposizione per quanto riguarda le questioni politiche che hanno interessato la città di Teramo. E a proposito di Teramo, stadio, l'invito di Cantagalli. Campitelli, fai l'offerta seria. Il patron del Teramo è determinato a rilevare la gestione del Bonolis, altrimenti potrei mollare. Il costruttore replica, non oneri tutti gli impegni presi con me, dubito della sua capacità, della tua capacità economica. Questo insomma è ciò che sostiene Sabatino Cantagalli. Un incontro sull'app che comunica le emergenze. E poi il comitato sollecita i progetti per la Cona, spostamento della centrale Enel e recupero dell'ex fornace. Chiesto un incontro al commissario. Caro prefetto, intitoli l'ospedale ad Ester, richiesta della commissione pari opportunità al prefetto di Teramo, appunto per intitolare l'ospedale di Sant'Omero ad Ester Pasqualoni. Lo ricordiamo, la dottoressa nella foto, l'oncologa che è stata uccisa dal suo stalker l'estate scorsa. Fiera di San Berardo con tanta gente e decine di abusivi. Le forze dell'ordine scoraggiano solo l'esposizione a terra della merce, per il resto prevale la linea morbida. Processione del patrono, donna cade e finisce in ospedale. Teatro in oncologia con i testi dei pazienti. Stamattina un'attrice leggerà le riflessioni scritte dai malati che si sottopongono alla terapia, alla chemioterapia. Cambiamo ancora, saltiamo gli inserti, eccoci qua, siamo in Val Vibrata, a Tortoreto per la precisione, a manco con i buoni pasto. Il sindaco è di 156.000 euro. A Tortoreto appunto Piccioni rompe il silenzio mantenuto finora e fa una comunicazione in consiglio comunale. Tutto è cominciato nel 2012 ed è andato avanti fino a novembre scorso, quando lo abbiamo scoperto. Insomma, sono sicuramente dichiarazioni importanti quelle fatte dal primo cittadino di Tortoreto. Prostituzione in carcere dopo la condanna, l'ex gestore del Margot.
Omicidio di Alba, no al giudizio immediato, il GIP respinge la richiesta del PM per il processo di Koldashi, l'albanese che ha coltellato Spinelli. Strada provinciale 14, secondo incidente per il ghiaccio, l'auto si ribalta vicino a Civitella. Siamo a Giulianova, levata di scudi del PD, no all'impianto biogas, sindaci, capigruppo e segretari di circolo contro il biodigestore a Mociano, procura danni ambientali ed economici a tutta la vallata del Tordino. Lo chalet dello Stato, il comune vince la causa in tribunale, si tratta di una vecchia vicenda. E poi Unica Beach, cani da soccorso con i bambini della scuola De Amicis. Commissione urbanistica, problemi per l'accatastamento delle strutture ricettive. E poi ancora Giulianova, auditorium semplice di sguido, ma per l'assessore Fabris Ruffini la sala può ospitare solo convegni. Mastro Mauro e Cameli sul concerto annullato hanno cercato di fare chiarezza. Operativa la sospensione per Mastro Pietro, c'è l'atto del dirigente, si riguarda ovviamente Mariangela Mastro Pietro, lo sapete tutti la vicenda che ha interessato Giulianova, le mazzette e gli arresti che ci sono stati sul territorio giuliese. Lolli, la Salpa investe e forse assume, venerdì in consiglio sarà riferito il risultato dell'incontro in regione con l'azienda che prevede di sviluppare il sito di Roseto, incontro che c'è stato appunto nei giorni scorsi e che tra l'altro verrà approfondito nel Consiglio Comunale straordinario che è stato convocato per venerdì mattina a partire dalle 9:30. Noi ovviamente cercheremo di seguire questione. Atri al voto e scontro Ferretti-Marcone, il primo si candida a sindaco con l'appoggio di Astolfi e Felicione, il secondo protesta, ci sono anch'io. Comune di Roseto, se ne va il dirigente Scorrano, va a Montesilvano. Ancora Roseto, il cantiere della pista ciclabile sarà ridotto per le festività per recuperare parcheggi, lo ha annunciato il vice sindaco Simone Tacchetti, ieri è iniziata anche la fase dell'asfalto. E leggiamo velocemente le notizie che arrivano dagli altri comuni. A Montesilvano, Palazzi, Vista Mare, Cordoma, da sindaco io avevo detto no, si allarga la spaccatura del centrodestra di Montesilvano sul provvedimento varato dall'amministrazione Maragno. Poi a Pescara, i campioni della pallanuoto per il rilancio delle Naiadi, anche Pomiglio ed Estiarte tra i promotori del piano per riqualificare la struttura, è stato presentato un nuovo progetto. Siamo all'Aquila, oggi riapre Colle Maggio, cerimonia solenne con il ministro Franceschini, tornano le spoglie di Celestino Quinto, una buona notizia sicuramente per la città dell'Aquila che ha vissuto, che è stata martoriata dal terremoto del 2009, del 6 aprile 2009. Emergenza a Chieti, un albero su 5 è a rischio di crollo dopo la strage di piante senza manutenzione a causa del vento. Il comune chiama un esperto per avviare i controlli. E salvataggio nel sottopasso, arriva il premio per 3 eroi, in provincia la cerimonia per le benemerenze a 19 cittadini con il prefetto Corona, massimo riconoscimento al vigile del fuoco Minnucci, ai poliziotti Pirani e Ciancio. Andiamo adesso a leggere le notizie di sport, il Pescara perde i pezzi, Fornasiere, Zampano, KO, il difensore centrale rischia 2 mesi di stop, solo una forte contusione per il terzino contro l'Ascoli al Del Duca, dove Zeman ha sempre perso spazio a Bovo e Coda, l'ex Torino al rientro dopo oltre 1 mese e mezzo di assenza, tornerà a titolare anche Mazzotta. Ricordiamo che il Pescara ha battuto il Novara nell'ultima gara di campionato, si è un po' rialzato ma la situazione non è certamente facile. Coppa, c'è il Francavilla, Montani, ci salveremo. In Serie D, giallorossi sfidano in trasferta il Monticelli, debutto per Sonnini, Aleksic, il nuovo tecnico del San Nicolò, sono entusiasta, la squadra può fare molto di più. Supercoppa a Padova, stasera l'eterna sfida Luparense-Pescara per quanto riguarda il calcio a 5, l'appuntamento è alle 20:30, e Chieti Spoltore si giocherà in notturna, Marino potrà andare in panchina, Antenucci va alla Miternina, domani turno infrasettimanale in eccellenza e promozione, poi ci sarà la pausa natalizia. La schiacciatrice Cocco passa dalla Coget Teatina all'Antoniana.
I bomber dei dilettanti, il personaggio di Fazio, una cinquina dedicata alla mamma, l'attaccante dei Lions Villa, scatenato. Ancora qualche notizia, Tozzi, Borsoi e Giglio avanzano, comanda sempre Di Paolo per quanto riguarda la classifica capocannonieri di eccellenza. In promozione Pompilio e Soria a braccetto, ma Bussoli del Piazzano spinge. La Cioppa e Flaminio brillano al trofeo Scarinci, tiro con l'arco a Lanciano, la manifestazione che ha visto sfidarsi 123 arcieri, in evidenza anche Mattiucci, Spadano, Da Cunto, Corrente e Corradino. Santo Stefano, Picciani e D'Angelo all'Open Nazionale di Spada. E poi Sport Equestri, al Cavallo d'Oro premiati i migliori talenti abruzzesi. Banci e Stuto trionfano al trofeo Città di Roseto per ciò che concerne il beach tennis. Centorame al secondo posto in coppia con il pluricampione mondiale Marighella. Un'ultima notizia, runner Chieti, sono Rapino e Caporale, le stelle del 2017. Bene, è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa con il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a sfogliare le pagine della città. La prima pagina, eccola qua, invalidità negata fa causa all'INPS, malato di SLA dal 2004, aspetta 13 anni per ottenere il rifiuto dell'assegno, interviene a questo punto la magistratura. La fotonotizia, ghiaccio di Fogna, Civitella auto cappotta per colpa di una perdita del ruzzo. E poi gli stabilimenti sono dello Stato, il giudice dà torto al balneatore che ne rivendica la proprietà. A Tortoreto gli ammanchi nei buoni pasto risalgono almeno al 2012. A Roseto il super dirigente Scorrano lascia il comune, abbiamo già detto, se ne va a Montesilvano. Teramo Calcio, Cantagalli sbotta sullo stadio Campitelli, non dice la verità. E poi dal 2005 nessuna allerta per le valanghe, l'ex sindaco di Farindola Antonio De Vico interrogato nell'ambito dell'inchiesta su Rigopiano, strada dei parchi, l'emendamento che sblocca i cantieri è una vittoria per tutto il territorio. Sindaco indagato per abuso d'ufficio a Rivisondoli per la realizzazione di un albergo in paese, poi via libera al PDL sul trasporto pubblico approvato con i soli voti della maggioranza. Le vetrine dell'ex provveditorato a Sottosopra, l'imprenditore Tiziano Lattanzi affitterà gli spazi della provincia subito dopo le feste di Natale. Palazzo della provincia, i giardini che danno sui Tigli saranno intitolati all'ex presidente D'Agostino, Ernino D'Agostino. Anche qui una bella iniziativa. Un grande uomo, Ernino D'Agostino. Nunez, le vetrine di Corso San Giorgio meritano di essere valorizzate. Il consigliere provinciale spiega come e perché la provincia ha deciso di affittare gli spazi. Invalidità negata, malato di SLA, fa causa all'INPS. Nel 2004 scopre la malattia degenerativa, 13 anni dopo, e 13 anni dopo la sua domanda di assegno viene rigettata. Poi però l'INPS riesce a dare gli assegni, comunque le indennità, a chi magari non ne ha alcun diritto. Sapete tutti, insomma, la Guardia di Finanza quanti ne ha scoperti di falsi ciechi che andavano a fare la spesa o addirittura guidavano le auto, ovviamente parlo a livello nazionale. Poi c'è chi invece davvero dovrebbe avere un aiuto e si ritrova invece a distanza di così tanto tempo, dopo 13 anni, a non ottenere nulla. Istanza accolta, il giudice Pietro Paolo ha accolto il ricorso del teramano che dovrà dimostrare di aver perso almeno un terzo della sua capacità lavorativa. Mieli del territorio, ecco tutti i premiati, a Teramo l'appuntamento annuale di Assapira e dell'Unité. E poi via Longo da Brucchi, l'ultimo regalo al privato con il progetto Rosa Spina. Teramo perde 81 case popolari per averne 15 su 17, ma ancora incerte. Manola di Pasquale, l'emendamento piramide stabilizzerà i precari dell'IZS. Alla Zippilli di Teramo sbarca la robotica, un corso di potenziamento sul coding per stimolare l'attitudine alla risoluzione dei problemi pratici. Abbiamo trasmesso esattamente sabato scorso un servizio abbiamo letto anche una notizia sulla questione appunto sulla robotica all'istituto Zippilli. Il coding alla base del nuovo EduRobot del gruppo Lisciani Giochi. Il robot può essere programmato per eseguire movimenti liberi e per imparare la geografia e gli animali.
Quasi 12 milioni per le scuole teramane. La regione ha presentato il piano triennale per l'edilizia scolastica, 19 comuni coinvolti. La Gran Sasso ringrazia tutti i volontari per il 2017. La denuncia, sosta a pagamento anche nel giorno festivo, ancora una volta a San Berardo, sconfessati i cartelli stradali. Andiamo avanti. Prato Selva allo studio un piano di rilancio. Di Ignazio chiede di riaprire subito per la stagione invernale, provincia già proiettata all'estate 2018. Solidarietà a Teramo dona abbigliamento alla Fondazione Ecuadoriana. Tassa turistica sdoganata in tutti i comuni. La regione ha concesso con una delibera il riconoscimento propedeutico per l'introduzione della gabella. È chiaro che molti comuni però devono unirsi, devono creare una sorta di linea unica per dare risposte agli albergatori e soprattutto ai turisti. L'annuncio dopo il sisma riapre al pubblico il museo di Campli. Ghiaccio a Civitella, incidente bis, stavolta per colpa di una fogna. Dopo il bus finito fuori strada, un'auto si ribalta a causa della lastra creata dalla perdita di un tombino. Viabilità, i socialisti lanciano l'allarme anche per lo stato della bonifica del Salinello, argomento affrontato da Guido Paci, che abbiamo avuto tra l'altro ospite qualche mese fa qui nella nostra trasmissione di mattina. Chiedo scusa. Omicidio di Alba, il giudice nega il rito immediato per l'assassino. Fitim Koldaci, accusato di omicidio volontario per l'accoltellamento mortale del rom di 25 anni, Manuel Spinelli. E siamo a Tortoreto. Gli ammanchi sui buoni pasto sono cominciati almeno nel 2012. Il sindaco di Tortoreto dà tutte le cifre sul nuovo caso nei conti pubblici. La commissione, domani la prima riunione di vigilanza della commissione di vigilanza per fare luce appunto sul caso. Ad Alba Adriatica, Liberi e Uguali pronto a scendere in campo per le amministrative. A Civitella del Tronto inizia ufficialmente la delocalizzazione delle abitazioni di Ponzano. L'ospedale deve essere intitolato alla Pasqualoni. La CPO, la Commissione Pari Opportunità Provinciale, scrive al prefetto di Teramo per chiedere di accelerare l'iter. Mociano, tributaristi 3.0 oggi al Blue Palace, al convegno di Ancot Service si discuterà della quarta rivoluzione industriale. Ancora Mociano, amministratori e politici del PD si schierano contro il biodigestore, non c'è necessità per un impianto del genere, soprattutto in un orientamento volto al compostaggio domestico. A Giulianova gli stabilimenti restano allo Stato, i giudici danno torto ad un balneatore giugliese che ne chiedeva la proprietà dal 1983, anche le opere non amovibili, una volta scaduta la concessione, sono un bene pubblico. Caos eventi, concerto annullato per un disguido tra gli uffici, la polemica che ha interessato appunto il comune di Giulianova. Il pezzo di parafango non è dell'auto dei Santoleri, l'elemento in plastica è stato trovato nelle campagne di Tolentino, dunque in qualche modo è un punto a favore della difesa, se stiamo parlando ovviamente dell'omicidio di Renata Rapposelli, l'artista, la pittrice giuliese. Roseto, il super dirigente Scorrano lascia il comune, responsabile del settore tecnico, dal 1 febbraio entrerà in servizio nel municipio di Montesilvano. Paolo Bracciali, è probabile che il ruolo di Scorrano affidato ad interim al responsabile dell'urbanistica. Blitz del NAS, carenze e impianto elettrico non a norma nella casa di riposo, una denuncia. A Roseto, iniziati i lavori per asfaltare la pista ciclabile, il cantiere sarà ridotto per recuperare la zona dei parcheggi. Progetto da 5 milioni per il futuro di Salpa, l'annuncio del vicepresidente della regione Lolli dopo l'incontro con l'azienda, sindacati e sindaco. Ricordiamo che ci sarà un consiglio comunale straordinario venerdì mattina. Atri, candidature, Marcone sbatte la porta in faccia a Ferretti. Cultura, Braga da Montecitorio a Tor Vergata, oggi a Roma il concerto di Natale dell'Orchestra Sinfonica Giovanile del Conservatorio. Quel treno che non arrivò mai, infrastrutture assenti, una tratta ferroviaria doveva collegare Teramo, Montorio e Roma. Leggiamo questa notizia, il concerto di Natale dell'Interamnia School Orchestra, i giovani musicisti si esibiranno domani nell'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza. Giuseppe Lisciani tra i santi eroi imprenditori, Iodicicco e Bacchetti inseriscono l'editore teramano nel libro sulle storie esemplari di mestieri e comunità.
Andiamo adesso a leggere le notizie di sport. Sullo stadio Campitelli dice cose non vere il gestore dell'impianto di Piano d'Accio. Cantagalli replica al patron. Teramo neppure puntuale nei pagamenti, rapporti compromessi. Il patron del Teramo si rivolga alla società che gestisce l'impianto senza affermazioni mediatiche estemporanee. Il tempo dirà se questa proposta da parte del Teramo arriverà veramente. Bene, è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di questo mercoledì 20 dicembre. Noi ci fermiamo un attimo, poi più tardi nella seconda parte avremo due ospiti, lo ricordo, Giulio Torre e Mattia Ruggeri, per parlare del Real Madrid Clinic che si terrà a Giulianova nel mese di giugno, e con i due ospiti entreremo nei particolari di questo importante evento. A tra poco.